Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo sulla mia dashboard di PlayStation 4 per parlare di un argomento che è l'ultimo aggiornamento di Sony, quello che è stato fatto, il 5.55. Allora, in primis andiamo qui ragazzi, dove vi ho fatto vedere, e andiamo in dati del dispositivo. Allora, fate sì che abbiate questo spuntato, solamente questo, solo dati di servizio ragazzi, non dati di servizio e dati aggiuntivi. Allora, cosa significa questo? Significa che dal 1 maggio entrerà in vigore una legge che comunque tutte le compagnie devono adottare questa cosa e quindi lo devono fare per forza. Quello che non devono fare è condividere tutti i nostri dati, i dati aggiuntivi ragazzi, che in questo caso sono i dati di navigazione e tutte le altre cazzate varie. Comunque leggetevi bene queste informazioni sui dati del dispositivo. Allora, che cosa significa? Significa che la Sony andrà a condividere, se noi spuntiamo la seconda opzione, con terzi tutti i nostri dati per favorire le altre compagnie alle pubblicità, a romperci i coglioni e tutto il resto. Ma l'altra magagna della Sony ragazzi sta qui, dove sono andato io adesso. Allora, andiamo prima nelle impostazioni account e poi andiamo nella personalizzazione, che sarebbe l'ultima voce ragazzi. Allora, noi qui non abbiamo avuto la possibilità di scegliere, ma Sony ci ha imposto queste due cose. Allora, i consigli per gli acquisti personalizzati e in più annunci pubblicitari personalizzati. Allora, io mi domando, maledetta Sony di merda, ma chi cazzo è che li vuole sti annunci? Io nemmeno su internet li voglio sti annunci. Cioè, c'ho Adblock pure su internet e te mi vieni a mettere queste cose de merda che io non voglio sul mio account. Allora, qualcuno addirittura mormora, ragazzi. Allora, in primis, i consigli per gli acquisti personalizzati, levateli. E questo è un consiglio che vi do, perché sennò vi modificherà tutto lo store e poi andatevelo a leggere anche voi. E la seconda opzione, ragazzi, anche la seconda opzione, toglietela. Allora, qualcuno in giro mormora che in base a tutto quello che noi faremo nel PSN, diciamo nel social di PlayStation Network, potrebbero addirittura addebitarci, scaricarci dei giochi, delle cose. Oddio, non mi sembra possibile questa cosa, però comunque c'è da stare in campana, perché visto che Sony ci ha fatto parecchie merdate, anche perché quella di nascondere quella opzione, ragazzi, io sono andato a vedere queste opzioni, queste cose, e me le sono trovate lì e sono nascoste, perché dovete inserire una password per andare a vedere quelle cose. Allora io mi domando, Sony di merda, perché non me l'hai fatto vedere in primo piano quando ho fatto l'aggiornamento 4.55? Comunque niente ragazzi, io lascio a voi tutte quante le deduzioni del caso. Questo è il mio profilo, chi mi vuole aggiungere mi aggiunga. Detto questo, vi lascio un saluto. Sony, fai proprio schifo. Un saluto a tutti e al prossimo video. No mercy.